una delle mie saghe preferite in assoluto, che guarderei e riguarderei all'infinito. Ritorno al futuro è ormai uscito 35 anni fa, ma continua a far parlare di sé. Dopo essere stato continuamente citato all'interno di altre opere, questa volta però fa parlare di sé per quello che sembrerebbe essere un buco di trama. I film di Robert Zemeckis credo siano gli unici a trattare al meglio il tema dei viaggi nel tempo, persino meglio di Avengers Endgame. Ma qual è questo buco di trama? Per quale motivo i genitori di Marty non si ricordano di lui come Calvin Klein, in questo caso Levi Strauss nella versione italiana? Per questo posso darvi una spiegazione abbastanza semplice e scontata su questo errore che, ebbene sì, è stato fatto notare al mondo da James Gunn, anche se ormai da diverso tempo se ne parlava. Allora, considerando che George e Lorraine, nel primo film, hanno conosciuto Marty, Calvin, soltanto per 6 giorni e per di più quando avevano 17 anni, pensandoci non l'hanno frequentato con continuità. Dopo molti anni potrebbero certo ricordarsi di quel ragazzo che li ha fatti mettere insieme in gioventù, ma chiunque di noi provi a ripensare ai giorni da liceale o comunque scolastici, è davvero difficile che riusciamo a focalizzarci sul ragazzo in particolare che è stato nella scuola anche solo per 6 mesi. In mancanza di un riferimento fotografico, sì, perché nelle foto scolastiche Marty non appare neanche, si potrebbe al massimo avere un vago ricordo. Per di più, se loro figlio potesse somigliare un po' a qualcuno che hanno conosciuto 25 anni prima, non ci farebbero più di tanto caso, perché la possibilità che un loro compagno o teenager dei tempi possa somigliare ai loro figli è sempre possibile. Questa è una spiegazione valida e sensata per un buco di trama, a mio parere, senza senso. Sì, perché diciamocelo, Ritorno al futuro è uno di quei film che anche andando a cercare degli errori sono davvero difficili da trovare, grazie all'ottimo lavoro di Zemeckis. Vi eravate chiesti la stessa cosa anche voi, dopo un'accurata visione, oppure siete riusciti a trovare un'altra spiegazione logica? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.